Doppietta, primato in classifica, il Parma vola, forse fin troppo facile oggi col Bellà. Fin troppo facile no, però abbiamo interpretato benissimo la gara, siamo stati subito pericolosi in qualche azione sia con Ibs da subito e poi abbiamo preso subito altri che era questo il pericolo. Anche il mister ci aveva detto in settimana non dovevamo prendere assolutamente sotto gamba questa partita, perché comunque poi come al solito se non riusciamo a fare gol ci innervosiamo e rischiamo magari di buttare alle ortiche tutto quello che abbiamo fatto di buono finora. Ci racconti i tuoi due gol, sono stati simili ma non semplici. Il primo è arrivata questa palla a Fabio, io ero di spalle, mi sono girato, ho visto che Fabio aveva lì la palla, non poteva calciare perché era comunque c'era un uomo davanti a lui, era sul destro, allora mi sono inserito sul filo del fuorigioco e fortunatamente è andata bene. Mentre per il secondo Lorenzo mi ha dato una gran palla nello spazio, in un buco che si era creato, il difensore era venuto a chiudere all'interno, io me la sono portata sull'esterno e ho calciato di sinistra. Due gol personalmente. Un bilancio importante per te in questa stagione? Sì, personalmente è un bilancio importante, ci tenevo a fare qualche dedica che secondo me è altrettanto importante, soprattutto per la vittoria. Penso che i miei compagni saranno d'accordo nel dedicare la vittoria a Giorgio, Andrea, Michele, Giulio, Raffaele, Alessio, Cristian, Bruno, Hermes, Cristian, Curzio, Matteo, tutte queste persone che fanno tra virgolette il lavoro, anche a Maio e a Peppe, fanno il lavoro sporco. E quindi è giusto dedicarlo a loro perché magari lavorano dietro le quinte, però se noi siamo qua in questa posizione di classifica anche di loro. Per quanto riguarda i due gol, volevo dedicarlo a mio figlio e ai miei due carissimi amici Salvatore e Francesco. E questo primato in carriera, perché non hai mai segnato 5 gol in una stagione, chi lo dedichi? No, l'avevo fatto 5 gol in una stagione, però erano due nei playoff, quindi okay. Mi sa che non. Però non ho visto allora. Chi li dedico? Dedico a me stesso, soprattutto perché è un periodo che sta andando tutto bene anche dal punto di vista personale. Magari vengo ripagato di tutti i sacrifici che ho fatto in tutta la carriera. Tanto sono 5 gol in un mese praticamente, quasi. Anche lì sono un vado errato. Sì, più o meno. Di sicuro, da quando ti sei spostato in avanti, le prime gare facevi più da trequartista centrale, oggi ti abbiamo visto anche entrare nelle rotazioni, cioè muoverti e scambiarti di posizione con i compagni, vabbè che l'avevi già fatto in passato, ma sembri veramente a tuo agio. Sì, mi sento a mio agio, mi sto anche divertendo, magari all'inizio, come aveva detto il mister, dovevo riacquisire i movimenti del ruolo. Adesso sono più a mio agio perché sono, se non sbaglio, 3-4 partite, non lo so. E quindi c'è anche questo cambio di posizione, se magari uno dei miei compagni va a saltare in aria, che sia Melandri o Lauria, io tranquillamente riesco a prendere il suo posto, cosa che magari all'inizio mi veniva un po' difficile perché devo capire, ma soprattutto in fase di possesso sto facendo meno fatica a prendere palla in mezzo alle linee, che è la cosa più importante. Tanto Vicentino ha pareggiato in casa dell'Arzigano, il Forlì ha perso contro la Samorese, che verrà tardi di domenica, più 9, più 11, per la rifuga presto, di sicuro diventa fondamentale non sbagliare la gara di domenica. Sì. Sì. Io avevo chiesto ai miei compagni all'inizio, così scherzosamente, di portarmi tipo, le vacanze di Natale a più 10, loro magari all'inizio erano così titubanti, invece ci siamo. L'importante è che noi facciamo nostra la partita con la Sammourese, poi adesso il destino è nelle nostre mani perché abbiamo il 9 sulla seconda e quindi non dobbiamo mollare di un centimetro. Dopo Limolese 0-0 si cominciava a parlare di una squadra che faceva fatica ad andare in gol, poi con Rodrigo, ancora più trequartista, tre reti, 5 reti, 3 reti con Ravenna, 5 reti oggi. È cambiato qualcosa realmente, cioè questo spostamento ha portato del beneficio?
Non lo so, sinceramente, perché il nostro atteggiamento è stato sempre lo stesso, quindi non saprei dire. E non parlerei comunque di crisi della partita con Limolese, perché comunque ci sta una partita giocata sotto tono. Adesso magari stiamo acquisendo una mentalità ancora più vincente. E queste partite sono comunque difficili da interpretare, perché giochi con la penultima in classifica che ha preso un sacco di gol, quindi magari la puoi prendere sotto gamba. E noi invece stiamo dimostrando che è come se giocassimo contro la seconda, e questo secondo me è un fattore molto importante. In tribuna c'era Longobardi, avrà pensato un po' stare tranquillo a recuperare. Io ho detto prima, mi devi ringraziare, perché se le cose andavano male, ho fatto la battuta, prendevano altri due o tre attaccanti, adesso questa è ma era solo una semplice battuta. E un po' di verità c'è in questo mercato, un po' strano. No, noi siamo comunque tranquilli, abbiamo un grande rapporto tra di noi, un grande gruppo, poi la società farà le sue scelte e deciderà quello che è meglio per questa squadra. Tu che sei un uomo di esperienza, pensi che si possa già anche, tra virgolette, costruire un Parma in previsione Lega Pro su questo mercato? Secondo me non ha senso, perché comunque andresti comunque, poi sono scelte che fanno sicuramente i direttori e il presidente, andresti a attaccare comunque degli equilibri che al momento ci sono tra tutti noi, quindi io non credo che faranno delle scelte del genere. E poi soprattutto per come conosco io la Lega Pro, sono convinto che con 3-4 elementi di spessore si può continuare a vincere anche il campionato del prossimo anno. Buongiorno. Grazie.